must have dell'intero mercato e la leadership di Nordica Extra Frames. Come si muove e che cosa per questo 2020 potete raccontare di avanzamento e di novità? Ci muoviamo sempre con l'attenzione assoluta ai prodotti, l'attenzione assoluta al mercato, ma soprattutto con la voglia di informare, la voglia di trasferire quelle che sono le verità del nostro settore finalmente ad un mercato che è disposto ad ascoltarci. Purtroppo siamo troppo spesso vittime di una disinformazione che ci vede quasi causa assoluta di emissioni di polveri, quando in effetti tutto questo è limitato ad una quantità talmente marginale che potrebbe essere sicuramente tenuta in secondo piano. Noi continuiamo comunque a perfezionare e a dimostrare che i nostri prodotti possono avere delle performance veramente impensabili fino a qualche anno fa, e soprattutto siamo convinti e vogliamo trasmettere un messaggio molto forte, che è quello che se vogliamo ridurre l'inquinamento dobbiamo sostituire i nostri prodotti. I vecchi prodotti devono essere sostituiti perché hanno una tecnologia talmente vecchia che non riuscirebbe in nessun modo a limitare quello che è l'impatto sull'aria. Quindi con i nuovi prodotti diamo veramente un aiuto. La cosa curiosa è che per sostituire i nuovi prodotti siamo molto aiutati, perché c'è un conto termico che ci mette a disposizione fino al 65% dell'investimento. La terza generazione è presente in questo progetto Foco 2020. Cosa si augura alla terza generazione? Beh, l'unica cosa che posso augurare è che abbia sempre l'entusiasmo che ha adesso, la grande caparbietà e la voglia di fare che sta dimostrando in questi pochi mesi, perché è una terza generazione che è appena entrata, che deve conoscere e deve capire veramente tutto ciò che lo circonda. Sicuramente ha una grande responsabilità, ma sono convinto che se mantiene la voglia di fare e se mantiene l'amore per questo settore che mio suocero ha trasmesso a me personalmente, certamente potrà avere dei grandissimi risultati.